Ed eccoci qua, non rientriamo in studio, sempre qui dallo studio 1 dell'Osi Parchi Roma, via d'Arquino, con Latino 57, siamo a Subagusta Cinecittà, veramente giornata ricca, ricca di ospiti d'eccezione, non solo, perché veramente qualcosa di incredibile. Grazie ancora a Cecilia Sanchietti di essere stata qui con noi, ma ora passiamo al nostro punto di riferimento, colonna portante qui di Terza Pagina Magazine. Ringrazio ancora per la condivisione di tutti i coordinatori e non solo che sono passati qui a Terza Pagina Magazine, ma si è creata questa fusione, e diamo il benvenuto al presidente della Fedit Art, Gino Urioso. Buonasera a te, Gino. Buonasera, eccoci qua pronti sul pezzo. Prego, Nicolò. Gino, allora noi continuiamo questa cronaca che per fortuna verso la luce potremmo sottintendere e sottolineare, perché effettivamente, insomma, voglio dire, di volta in volta si apre lo spazio dedicato alla possibilità veramente di tornare a rappresentare l'arte, se non altro negli spazi aperti. È così? Sì, ce l'avevamo detti, no? Ormai è da qualche settimana che ci sentiamo, e ogni martedì, mercoledì, ogni volta che ci sentiamo ci avviciniamo sempre di più alla realtà, le informazioni, diciamo, di prima mano, anche un po' informali, scusate il gioco di parole che ho, ve le giro, e poi alla fine questa cosa un po' accade. Io credo che l'ultimo tassello, come stiamo immaginando tutto, intorno alla metà di maggio, qualora il Covid ci permettesse di fare quello che ci stiamo immaginando di fare e non ci fosse di nuovo un impazzimento dei dati e dei contagi, tornava a metà di maggio, dovrebbe cadere anche questo tabù del coprifuoco, e a quel punto potremmo ritornare a orari un po' diciamo normali, anche se, come voi già sapete, molti teatri stanno riaprendo immaginando di fare spettacoli con l'inizio alle 19:30. Non so quanto il pubblico italiano sia pronto a questa rivoluzione, però i teatri ci stanno provando. Ecco quello che accade a Roma, almeno sul territorio romano, è che vediamo che con grande piacere si ripopolano i ristoranti, le pizzerie, i bar, diciamo, che hanno anche velleità artistiche, dove la gente ovviamente con grande disinvoltura si ritrova ai tavolini con anche distanze improprie. Ma insomma, voglio dire, lasciamo al buon senso la possibilità di esprimersi a riguardo, e che hanno la possibilità appunto di ripopolare un po' le strade. Quindi il buon umore sicuramente non manca, la voglia di stare all'aperto non manca. Chissà quello che sarà poi con la possibilità di ritornare a teatro. Sì, guarda, tu mi dai un assist, perché stai parlando di piazze, di luoghi di socialità, no? Che sono poi i cuori delle città. Vi do un'anteprima, non so se questa cosa riusciremo mai a farla, ma ci tengo in maniera particolare affinché ci sia una diffusione. Noi stiamo ragionando con alcuni parlamentari per vedere se quest'estate si può fare quello che abbiamo definito un fondo mille piazze. Cioè, visto questo scostamento di 40 miliardi, ormai siamo diventati tutti dei tecnici, no? Sappiamo tutti che adesso ci sarà questo scostamento di 40 miliardi per i sostegni ancora, però sostegni non, diciamo, così a fondo perduto, ma anche per stimolare di nuovo l'offerta e la domanda. E allora noi abbiamo chiesto al governo, alcuni parlamentari, la possibilità di aprire un fondo gestito direttamente dalle regioni, che poi fanno un bando pubblico, un avviso pubblico, per capirci, per gli operatori culturali, che a loro volta devono presentare progetti per animare i territori, quindi i borghi, le piazze, le vie, per far rifiorire un po' il paese e per rimettere in moto quello che il nostro ministro della cultura chiama il nuovo rinascimento culturale. Speriamo di riuscirci. Se ci dovessimo riuscire, sarebbe un'operazione pazzesca, e già quest'estate poter animare i nostri territori. Ma le vie del Signore sono infinite, come si vuol dire. Noi siamo qui a dar voce a tutto, perché poi tra l'altro domani ho l'incontro con l'Unione Teatri Romani, saluto ancora della Corte Felice, per dare, diciamo, una parte, una dinamica, non solo, per partire ancora insieme a te. Tra l'altro, saluto ancora il vicepresidente Giorgio Zanolini. Grande successo, grande Gino, grande successo per quanto riguarda la Federazione Bandistica Italiana. Ieri ha veramente avuto il clou, e quindi grazie ancora a te, grazie a
veramente a questo gruppo che si sta fondendo. Allora, un'altra cosa, qui ho in studio, qui in esclusiva, perché ci passava da queste parti e ci è venuto a trovare, ma la faccio presentare da Nicolò. Prego Nicolò. Abbiamo qui Roberto Capitani, che voglio dire ha una duplice veste, quella di giovane e anche quella di attore, quindi voglio capire, e soprattutto se vuole rivolgere una domanda a Gino, che simpaticamente appunto è qui con noi per raccontare un po' la tua esperienza di vita come giovane, come artista. Allora, sapete tutti che sono fermo da un pochino, solamente che parlando con Michele, parlando con Niccolò, mi hanno detto che stavate facendo questa trasmissione radiofonica, e quindi passando proprio casualmente da queste parti ho detto perché no, magari posso passare a vedere la nuova location. Per quanto riguarda il teatro, insomma, sarebbe bello se si ripartisse veramente alla grande, quindi non a singhiozzo, quindi insomma vorrei capire bene quali sono realmente le iniziative che stanno prendendo e se veramente si potrà riparlare di riapertura dei teatri, oppure è una cosa da valutare di volta in volta. Gino, a te la risposta. Da valutare di volta in volta a oggi no, nel senso che credo che l'unica cosa che possa far tornare indietro le riaperture sia un impazzimento dei contagi, dovuto alle nostre poche precauzioni, come diceva prima Nicolò, ha visto già distanziamenti poco consoni. Ecco, io farei un richiamo alla responsabilità individuale di ognuno di noi, no? Il distanziamento, la mascherina, questa roba qua non ce la dimentichiamo. Anch'io sto un po' camminando per Roma e onestamente non sto vedendo proprio un certo rigore, però non è compito nostro, non siamo dei delatori, ci facciamo i fatti nostri, ecco. Io faccio il mio, quindi volevo dire al nostro giovane amico che questa cosa è in essere. I teatri a Roma, non solo a Roma, stanno riprogrammando e dalla settimana prossima riapriranno. Sono d'accordo con te quando dici che Top and Go non funziona, e se mai ci dovessero richiudere, penso che a questo punto è un settore che non fai risollevare più. Spero non sia così, spero che ormai siamo partiti, siamo a fine stagione, quindi i teatri potranno andare avanti maggio e un po' di giugno, perché le persone vogliono stare all'aperto, e quindi una bella ripartenza estiva ripopolando le piazze, e poi un'accelerata da ottobre, da quando poi parte la stagione teatrale ufficiale. Lì addirittura spero che si possa andare senza distanziamento, perché i vaccinati ormai si possa essere arrivati a settembre alla giusta quota e restare tutti in un teatro per occupando i posti che si possono occupare. Non voglio che tu utilizzi la sfera di cristallo, però come prevedi la possibilità da parte di alcune forze politiche, anche all'interno dell'impianto del governo, di in qualche modo trascurare questo aspetto delle 22 per allungare magari anche fino alle 00, alle 24, oppure altrimenti addirittura togliere questo veto che ormai resta il più antipatico, diciamo così, da un punto di vista nazionale popolare, della restrizione del coprifuoco? Come hai detto bene tu, non ho la sfera di cristallo, ma credo che questa cosa, sempre con i dati alla mano, intorno alla metà di maggio si risolverà. Non lo so se saranno le 23 come primo step per arrivare poi alle 24 e per poi toglierlo definitivamente, ma ho la sensazione che a giugno, diciamo, questo problema potrebbe essere stato eliminato. Ecco. Bene. Il mese di maggio è un mese in cui piano piano si andrà ad eliminare anche questo. Premesso il fatto che i numeri restino questi, perché i nostri virologi, ormai che abbiamo le star che abbiamo imparato a conoscere, Galli, Crisanti e quant'altro, ci fanno tremare i polsi ogni giorno, perché dicono che nel giro di 15 giorni saremo ricostretti a chiudere. Speriamo poi veramente di no. Altri che ci piacciono di più, tipo la dottoressa Diola, ormai parliamo di questi come se parlassimo di Gassman, di Albertazzi. Sì, vabbè, diciamo che sono i nuovi teatranti, con massimo rispetto. Sembra di parlare come se parli di Al Pacino. Comunque, vabbè. Quindi sono due scuole di pensiero differenti. Io voglio credere alla politica e voglio credere al nostro Presidente del Consiglio, altrimenti dovremmo cambiare nazione. Ha parlato di rischio calcolato, sì. ci voglio credere e voglio pensare che questo mese di maggio sarà il mese in cui
tante cose cambieranno e da giugno avremo un'altra libertà, non una totale libertà, ma un'altra libertà. Torneranno le rose, torneranno le rose per questo maggio. Sì, come faremo a giugno fare gli spettacoli all'aperto? Grazie a Gino Auriuso per essere stato con noi, perché grazie, veramente ci dà sempre cuore, grande Gino, qui colonna portante, qui di Terza Pagina Magazine, Fedit Art qui in prima linea, qui a Terza Pagina Magazine. Grazie, a presto, noi ci sentiamo come sempre dietro le quinte. Grazie, buon lavoro. Ciao Gino, ciao. Grazie.